Io ho una domanda molto interessata, nel senso che mi sto occupando di confessione. Allora, parto dal fondo, dalla trasformazione della verità fattuale in opinione, secondo Arendt, all'opera Messa in atto dal potere. E lei giustamente lo ricollegava poi a quello che può essere oggi un nostro, ad esempio, di un contesto mediatico, insomma, in cui abbiamo questa trasformazione di verità fattuali Però mi sembra, e quello sto cercando di lavorare su questa cosa, che invece ritornando a Foucault, ci sia anche una trasformazione inversa, cioè delle opinioni non uso una terminologia rentiana, però in verità, in senso foucauldiano proprio, in paradigmi di verità, in sistemi, in discorsi di verità, insomma. E questo mi sembra che possa avvenire tramite questa iniezione o questo abuso del dispositivo confessionale. Sempre appunto all'interno, se vogliamo, di un regime mediatico, insomma, comunque di discorsi all'interno di discorsi televisivi, insomma. Dispositivo confessionale che appunto, ovviamente abbiamo tutti presente l'accezione più triviale, insomma, di confessionale dei vari reality show, però. Ah, io pensavo a Sant'Agostino. No, assolutamente, però. No, 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 non volevo scomodare Sant'Agostino, insomma. Cioè, faccio solo l'esempio del confessionale dei reality show, che è un esempio fuorviante da un certo punto di vista, che però è quello che ha riportato un po' alla ribalta il dispositivo della confessione. Ma come invece, appunto, in tutta una serie di discorsi, che possono essere di regimi discorsivi, per esempio anche quello dei talk show politici, dove il potere cerca di trasformare l'opinione o le proprie opinioni, o quello comunque può essere un discorso che attinge al proprio sé, in una verità, attraverso questo, almeno io credo, non lo so, ci sto lavorando sopra il dispositivo confessionale. Mi sembra che un esempio possa essere il giuramento sulla testa dei propri figli, per esempio. Nel caso in cui questa non sia la verità, sia il giuramento sulla testa dei propri figli, oppure un discorso come quello che può fare il ministro Bondi nel momento in cui chiama a giudice la propria coscienza, quando gli sono state fatte una richiesta di dimissioni, ha chiesto a giudice la propria coscienza che testimoniasse per lui, insomma, nel caso non fosse stato fatto tutto quello che era in potere di fare o che lui fosse comunque in buona fede. Volevo sapere da lei se poteva avere un fondamento tutta questa No, cosa. c'è una cosa che sicuramente è vera, cioè che paradossalmente, ma tuttora, non dico quasi tuttora, sicuramente fino a cioè, non centinaia di anni fa, ma secondo me tuttora, si ritiene in qualche modo un caso giudiziario veramente sciolto quando l'assassino confessa. Voglio dire, è come se in quel caso. Cioè lì veramente, non so come dire, tutti sono pacificati. Cioè c'è sempre un certo disagio nel condannare persone che fino alla fine si considerano, per così dire, innocenti. Pensate anche al caso di Anna Maria Franzoni, voglio dire. Cioè c'è sempre un certo disagio. Cioè voglio dire, tutti sono più tranquilli. Cioè come se in ultima istanza anche tutta la nozione di inchiesta giudiziaria con tutte le forme, il controllo, il controcontrollo, il testimone oculare, eccetera, però dovessero tutte in ultima istanza convergere questa specie di punto mitico che è quello in cui il reo confessa, perché diciamo lì a quel punto le cose tornano completamente. È stato sicuramente vero finché ovviamente appunto si è usata la tortura, perché finché voglio dire certi paradigmi, certe anche forme giudiziarie non erano così specifiche, così anche tecnicamente, per così dire, in grado di dare una serie appunto insomma, di riuscire a fare delle analisi abbastanza precise. Anche se si trova il DNA, non so dire, l'analisi del sangue e il DNA, però quando quello confessa, tuttora c'è una specie di, voglio dire, allora lì veramente si considera che la cosa è
E quindi sicuramente c'è questo dispositivo. Ora, se questo implica veramente l'opinione, io quello che non credo, forse quello che non credo è questo, cioè io credo che proprio perché la confessione è invece il più alto dei paradigmi di verità in ultima istanza, che sicuramente non è una verità fattuale, oppure colui che, per così dire, parla di sé è anche il punto in cui, diciamo, il dubbio è minore, perché, diciamo, se io dico la verità, però è chiaro allo stesso tempo che ci dobbiamo attenere alla sua parola, quindi è un meccanismo, per così dire, che è della verità più alta, secondo me, e allo stesso tempo, ovviamente, è una verità che però può anche, è indimostrabile in ultima istanza. Però credo che funziona piuttosto come paradigma della verità che non come paradigma di opinioni, perché l'opinione è caratterizzata dal fatto che io ho la mia e tu hai la tua, cioè, e che non ha nessun senso parlare di giuramento, per esempio, giuramento sulla testa di qualcuno, nel caso dell'opinione. Voglio dire, cioè l'opinione va in quella cosa un po' de gustibus non disputandum in ultima istanza, cioè, voglio dire, cioè l'opinione non c'è bisogno mai di, voglio dire, nessuno fa valere la propria opinione, voglio dire, fino all'impossibile, perché proprio nella struttura dell'opinione è quella di, non è che bisogna farla valere in ultima istanza, direi, no? Mentre credo che funziona quella cosa lì, cioè quello che si è instaurato con i reality show e con, diciamo, è una, e secondo me addirittura mi viene, cioè, invece tenderei a pensare, è una cosa che mi è venuta in mente, non so se già l'ho detta delle volte, perché quando la prima volta che ci fu qui a Siena, una specie di, dopo i fatti di Genova, ci fu una specie di incontro all'Orto dei Pecci con le persone che erano state a Genova, ed era una specie di assemblea politica. E io in effetti, che forse non andavo a questo tipo di assemblee, diciamo dall'epoca, gli anni 70, mi aveva colpito che era proprio cambiato un po' il paradigma della dizione politica, uso dizione come quando Foucault parla di veredizione, per così dire, no? Del dire politico, nel senso che aveva assunto un carattere più narrativo. Per esempio, nessuno diceva, come all'epoca mia, diceva no, perché questa è la teoria così, eccetera, cioè l'argomentazione contro l'altra argomentazione, e quindi anche lo scontro fra opinioni che pretendevano ogni volta di essere delle verità, piuttosto una forma di auto, diciamo, di racconto, di autoesposizione narrativa, che tra l'altro è anche una forma, diciamo, che a volte, ovviamente, diciamo, che è una forma narrativa abbastanza sviluppata attualmente. Quello che voglio dire è che, secondo me, è piuttosto questa la questione, cioè nei reality c'è un pochino questa idea, diciamo, di una forma narrativa, appunto, è giusto che sia confessione, però credo che non sia appunto dell'ordine dell'opinione, piuttosto una forma narrativa, cioè come se viviamo in un mondo in cui mostrare narrativamente il proprio sé è quello. Per esempio, un altro esempio che vi faccio, Mantova, il Festival della Letteratura di Mantova funziona così, ci sono stata quest'anno, cioè in pratica tu devi andare lì a raccontare te stesso o a mostrarti perché gli altri comprino i tuoi libri, voglio dire, cioè come scrittore ti devi esporre in una sorta di reality perché gli altri, cioè è una cosa ridicola, nel senso che, voglio dire, uno quello che ha scritto, cioè il libro va, cioè che senso ha, però ti accorgi che lì funziona tutta questa specie di kermesse. E l'acquisto del libro e leggere il libro è una cosa successiva, non è precedente, che è una cosa un po' strana in ultima istanza. Credo che abbia a che fare con una soggettivizzazione estrema, per così dire, del luogo da cui si parla, cioè di se stessi in quanto parlanti, è una mostrazione di questo luogo continuo, capito? Credo che sia proprio nei nostri modi, un po' credo che ci sia una cosa del genere anche nell'arte. Pensate, voglio dire, c'è stata un'arte fino agli anni 30, 40, in cui in fondo il soggetto non si mostrava proprio, e invece adesso pensate a tutta una, anche fino agli anni 60, diciamo. Adesso c'è un'arte, spesso e volentieri, in cui il corpo dell'artista va completamente all'interno della performance, eccetera. Vuol dire, fa parte
diciamo, della cosa. E credo che un pochino sia questo nel caso dei. In questo caso è chiaro che la confessione diventa molto importante, però non credo che sia una trasformazione di opinione in verità. Credo che sia un modo di attestare la verità fuori dello spazio pubblico, cioè all'interno di un soggetto isolato, che per questo ha bisogno di giurare, per così dire, sugli dèi, di chiamare a testimone gli dèi, perché la sua verità sia creduta, che si costruisce come luogo di verità. Come anche poi, se volete, l'ultimo Foucault si occupa di questo, cioè come fa la verità nella paresia a cadere completamente all'interno di un soggetto di parola. E un soggetto di parola piuttosto che di langue. Cioè la verità che cade nel soggetto della langue, per così dire, è piuttosto l'io di Descartes, se vogliamo anche Kant, però invece il soggetto di parola che cade dentro un individuo, scusatemi, il soggetto della paresia è la verità che cade all'interno di un soggetto, di un linguaggio personalizzato, privato, tra virgolette, che quindi ovviamente per attestare una verità, perché comunque diciamo, continua a essere valido l'idea che la verità sia qualcosa che in qualche modo deve essere anche comunicabile, ha bisogno secondo me di questo tipo. Non so. Basta questo, Non duro. intervenire.